io ho parlato con il prefetto, credo che il segnale che abbiamo dato oggi è un segnale importantissimo, perché l'apertura di una sezione della DIA in così poco tempo, con un organico già ben definito, e abbiamo adesso salutato e ringraziato coloro che opereranno in questa struttura, io credo che un segnale più concreto di questo, come è stato in tempi così ravvicinati, non sarebbe stato possibile senza questa sinergia che invece c'è in questo territorio. E di questo io ringrazio il prefetto, il generale governare. E teniamo conto anche di un'altra cosa, che noi abbiamo mandato qui 91 uomini, quindi abbiamo operato in maniera, diciamo, concreta, con un numero elevatissimo di forze di polizia, che sempre ringrazio, in sinergia con la magistratura. Infatti oggi sono presenti qua anche rappresentanti della magistratura. E allora, con il prefetto dicevamo che statisticamente parlando è di molto sceso quello che sono i reati, questo tipo di reati verificatisi nell'ultimo periodo. Quella, diciamo, su quella poi si verificheranno evidentemente quelle che sono le motivazioni, però dobbiamo guardare nel complessivo. Nel complessivo devo dire che la risposta c'è stata ed è stata una risposta forte, e i risultati si vedono. E anche essere oggi qua insieme a tutte le istituzioni, anche questo è un grande segnale che diamo alla città di Foggia. La gente comincia a denunciare, c'è stato un avvicinamento della società? Il problema sono sempre le denunce, che sono sempre troppo poche, però anche su quello noi lavoreremo, certamente ci sarà un cambio di rotta anche su questo aspetto. Io il 10 sarò qua all'inaugurazione dell'anno accademico all'università, perché ritengo che è importante la presenza del Ministro dell'Interno, che possa parlare ai giovani di legalità su questo territorio, perché noi tutti operiamo per il bene di questo paese, e Foggia ha il diritto, i cittadini di Foggia, di esercitare i propri diritti di libertà. Grazie.